Ciao ragazzi, la domanda di oggi è di Luigi che mi chiede: visto la bella stagione, mi consigli un protocollo ad alta intensità di intervalli da fare fuori casa? Beh, qui andiamo a risvegliare il mio passato di atletica leggera e sicuramente trovo anch'io piacevole andare a allenarmi fuori all'aria aperta piuttosto che fare appunto degli scatti su un tapirulano oppure su una bike chiusi in una palestra. E a dicembre mi trovo appunto a Miami, quindi con clima decisamente migliore rispetto all'Europa, e quindi ho avuto la possibilità di tornare al Flamingo Park dove c'è questa pista di atletica leggera e riprendere, diciamo, questo protocollo che facevo quando mi allenavo per i 100 metri, 400 metri e così via. E il protocollo è molto simile a quelli classici ad alte intensità di intervalli, ovvero prevedono 5 minuti di riscaldamento e poi degli scatti dove si va appunto in RPE, quindi Rate of Perceived Exertion, quindi percezione soggettiva dello sforzo, di 9, 9.5, quindi quasi al massimo delle proprie capacità, susseguiti da invece un RPE del 7, quindi dove ci si va a rallentare, quindi un'alternanza di questi scatti a massima velocità in momenti in cui invece si tende a rallentare il passo. Sulla pista d'atletica questo è riproponibile molto facilmente con appunto 5 minuti di riscaldamento e poi 5 o 10 giri a seconda del livello di capacità cardiovascolare di allenamento, dove appunto nei rettilinei, quindi 100 metri andiamo, i 100 metri dei rettilinei andiamo al massimo della nostra capacità, quindi il più veloce possibile, poi in curva invece rallentiamo, quindi i primi 100 metri dove si fanno anche la gara dei 100 metri al massimo della possibilità, poi in curva rallentiamo, altri 100 metri dove andiamo al massimo della possibilità, poi di nuovo in curva rallentiamo. Questo per 5 volte, poi ovviamente susseguirsi ci saranno i 5-10 minuti di defaticamento dove si faranno altri 2 o 3 giri a passo sostenuto, però ecco, per fare un defaticamento dopo questa sessione che è decisamente molto diciamo stressante dal punto di vista metabolico, spezza decisamente il fiato. Io stesso, che comunque ero abituato con il cardio ad alta intensità fatto in palestra, ecco, sulla pista è tutt'altra cosa. Ovviamente non tutti dispongono di una pista di atletica nella loro propria città, e quindi la stessa cosa si può riprodurre anche in un parco dove si fanno magari scatti di 10 secondi e si alternano questi scatti di 10 secondi a invece una corsetta a passo sostenuto da 50 secondi, quindi 5 minuti esattamente come il protocollo che avevo descritto a fare appunto in palestra su una bike, oppure su e giù per un collo. È che ci sono tante possibilità per fare questo tipo di protocolli anche all'aria aperta, e decisamente li consiglio perché ovviamente è molto diverso correre piuttosto che camminare o correre su un tapirulan. La falcata o comunque il movimento del corpo è completamente diverso e aiuta decisamente non solo a migliorare la nostra capacità cardiovascolare, è molto lipolitica come attività, perché comunque ho sempre detto che il cardio ad alta intensità è decisamente quello migliore per i bodybuilders, ma anche migliora la nostra coordinazione, il nostro equilibrio e tantissime altre cose. Quindi lo consiglio decisamente.